evitare degli errori e degli sbagli, perché solo chi non opera non sbaglia. Però mi riconosco anche buone cose, mi riconosco ad esempio valutazioni importanti verso qualche giocatore. L'anno scorso De Maini credo abbia fatto la fortuna del Parma di questa stagione a livello economico. Credo che Pellè, via Vianney stesso, recuperato per certi versi a una continuità di rendimento importante, Pellè che era uno sconosciuto, sono tutti giocatori, parlo, che sono stati messi a mia disposizione, quindi lode a chi li ha presi, però nello stesso tempo anche chi li ha ben utilizzati. Lo stesso Giovinco ritengo che sia stato un giocatore valorizzato in questo periodo. Il recupero di Galloppo è passato dalla sua esclusione, è passato da una sofferenza sua, è passato da problemi che ho avuto io anche stesso con lui, che però come ragazzo intelligente, quale è lui, lo ritengo uno dei ragazzi più intelligenti che c'è qua, è un ragazzo intelligente, ha saputo superare il suo momento difficile, ha stretto i denti, si è anche ribellato, ma poi alla fine ha ottenuto quello che meritava. Quindi il problema, vedi, i problemi ci sono durante l'anno, si tratta di risolverli insieme. Per cui Galloppa è stato l'esempio più lampante di questa cosa, io ne sono contento. Quindi tutte queste cose sono state fatte nell'interesse del Parma e ringrazio veramente chi mi ha scelto per poter fare questo lavoro, chiunque esso sia. Evidentemente, insomma, non è stato il finale che volevo, no? Però ribadisco ancora, io quello che voglio dire è che non è stato Colomba che se n'è andato, ma è stato il Parma che ha ritenuto di esonerare Colomba, e questo è sembrato evidente, però stava passando come se fosse l'inverso, e quindi non va bene. Poi altre cose che vorrei dire, ce ne sarebbero tante, però non è quella che non è mia intenzione andare oltre in questo senso. Vorrei dire due parole ad esempio su Donadoni. Donadoni tra l'altro mi ha telefonato appena ha preso possesso della squadra, è stato molto cortese, è stato professionale, e abbiamo un rapporto che va oltre, ci siamo sentiti spesso in questi anni per altri motivi. È la seconda volta che gli lascio la squadra in buona posizione, in buona condizione. Quindi ho l'impressione che lui mi stia dietro alle spalle e aspetti il momento giusto. Chiaramente sto scherzando, però la prossima volta che accetto una squadra spero che lui stia lavorando, perché altrimenti diventa un vizio e non va bene. Quindi ora abbiamo scherzato anche su questa cosa qui. È una stagione questa che mi ha visto perdere due cari amici, che sono Andrea Pastagli e Sergio Buso. E quindi dico la verità, rispetto ad un esonero sono cose molto ma molto più importanti e più gravi. Quindi l'esonero è passato in secondo piano, perché è una delle cose spiacevoli del mio lavoro, ma a dispetto di tantissime cose piacevoli che ci sono, quindi non mi interessa. Mi spiace per questi amici che non ci sono più, e vado e andrò sempre orgoglioso di questi 8 mesi a Parma. Perché andrò orgoglioso? Perché in 2 stagioni diversi, no? In 8 mesi, posso dire di averlo salvato 2 volte, un po' mi prendete per una gufata, che secondo me si può dire. Quindi l'anno scorso e quest'anno messo sulla strada giusta, quindi sono molto contento di questo. Penso che sia una delle cose belle della mia carriera, voglio dire, riuscire a fare bene, soprattutto da bolognese, perché da bolognese a Parma sappiamo che c'è una certa rivalità, e quindi la bolognese aver fatto bene qua mi riempie proprio di grossa soddisfazione. Ringrazio allora il presidente e tutta la sua famiglia, che sono sempre stati molto cortesi con me. Ringrazio il direttore, probabilmente sono loro che mi hanno scelto, così come non ringrazio chi mi ha cacciato, quindi non so chi sia, però non posso ringraziarlo, perché non era quello che volevo e penso non era quello che meritavo. Per cui un po' di frenesia, un po' anche un pizzico, se vogliamo, di incoerenza mi sono state fatali. Vorrei salutare con il massimo rispetto tutto il pubblico di Parma, perché veramente in così poco tempo aver ricevuto tanti consensi come quelli che ho ricevuto io qua in tutta la mia carriera non è mai capitato, quindi sono molto ma molto contento di aver lasciato un rapporto del genere. È chiaro che qualche malcontento in certe partite ci può essere stato, ma fa parte della routine di un allenatore. E ritengo anche se ho letto qualche cosa a livello di gioco, mi sembra che oltre ai punti siano arrivate anche belle partite, ben giocate.
organizzate, ben condotte, ben gestite, così come è arrivata qualche brutta partita, ben mal condotta, mal gestita. E questo è routine, è routine. Quindi bisogna accettare la routine, perché quindi penso di aver divertito anche il pubblico di Bari. Questo mi riempie perché è un pubblico esigente, come sappiamo, perché viene da dei trascorsi importanti. Saluto anche voi della stampa, sempre credo attenti, pungenti, competenti anche. Anche l'unico appunto che posso muovere è esagerati o in un senso o nell'altro, per cui o siamo tutti dei geni, dei fenomeni, come succedeva qualche mese fa, o siamo dei deficienti e non va bene. Credo che un pizzico di equilibrio e di buon senso vada usato, ma da tutte le componenti del calcio purtroppo si fa un po' fatica. Però ringrazio anche voi, perché tenere sempre sulla corda un allenatore è una cosa che stimola anche, quindi non mi sento punito da certi giudizi o da certe cose. Ho sentito addirittura dire che sono un allenatore di provincia. È vero, sembra che dovrei offrendermi di questa cosa, sono allenatore di provincia, certo, ma infatti alleno anche in provincia, ma non vorrei mica essere solo a saperlo che siamo in provincia, perché sennò sembra che sono da solo, invece non è così, bisogna essere consapevoli che siamo in provincia, che possiamo fare qualche cosa al top ogni tanto, però siamo sempre la provincia. Il giorno che allenerò in una squadra di città, magari diventerò un allenatore di città, però se non ho mai l'occasione diventa difficile. Poi ringrazio il gruppo dei miei collaboratori, sia i miei, che sono Ragonesi, May e Bartoli, sia quelli che mi ha fornito la società, che hanno sempre lavorato in maniera intensa al mio fianco, provando a farci raggiungere i risultati che poi abbiamo raggiunto, perché alla fine sempre di risultati si tratta, quelli che abbiamo ottenuto. Ringrazio anche i giocatori, perché mi hanno permesso di togliermi delle grandi soddisfazioni, perché quelle dell'anno scorso sono impagabili, perché alcune di quelle di quest'anno, certe partite, sono ancora più impagabili, perché ho ottenuto veramente contro avversari di grande valore. E poi basta, nonostante li ringrazio, nonostante qualche intemperanza, ma intemperanza, giocatori e allenatore sono alla base del rapporto, si costruiscono, ho citato prima l'esempio di Galloppa, si costruiscono i grandi rapporti fra giocatore e allenatore con gli scontri, con il confronto, non con sempre col dire sì, sì, signor sì. Quindi io ho sempre cercato il confronto, i rapporti. Però qualche volta lo trovi, qualche volta non lo trovi. E allora poi nascono magari le incompatibilità.